A Teramo, con l'ufficializzazione dell'ammissione al finanziamento del MIUR per quasi 10 milioni di euro, è stato completato l'ultimo passaggio al cofinanziamento per la realizzazione nella sede dell'ex rettorato della tanto attesa Casa dello Studente, un progetto del valore complessivo di circa 20 milioni di euro portato avanti dall'ATSU. Il progetto, arrivato al 27° posto in graduatoria sugli 80 finanziabili, è stato presentato ufficialmente alla città. Celebriamo un successo faticoso e atteso da tanto tempo, quello del finanziamento del complesso di Viale Crucioli. È un successo legato al metodo progettuale, perché il metodo e il progetto, la bontà del progetto, sono stati finanziati da una commissione ministeriale. E innegabilmente questo è un successo legato alla grande competenza del direttore, dell'architetto Sorgi, che ha creato una realtà apparentemente impossibile e l'ha resa possibile. Ma celebriamo anche un altro momento importante legato al metodo con cui questo progetto è stato presentato, e questo metodo è legato ad una strettissima sinergia istituzionale che noi siamo riusciti a tessere, in primis con l'università, che ha capitalizzato l'azienda cedendo in comodato gratuito il bene di Viale Crucioli. Ma la sinergia istituzionale si è estesa poi all'amministrazione comunale, all'amministrazione provinciale, all'Università D'Annunzio di Chieti, si è estesa all'ASL, e quindi insomma credo che questo sia un metodo da seguire, perché laddove le forze si uniscono e le istituzioni fanno forza, i risultati poi ricadono positivamente su tutto il territorio. Lei ha parlato di sinergia, quanto è difficile però oggi fare un qualcosa in sinergia? Beh, confesso che per noi è stato agevole, non so se siamo stati fortunati, ma sicuramente i risultati testimoniano che il metodo ha pagato. Credo che sia uno sforzo comunque da mettere in campo. Cosa cambia per gli studenti? Beh, cambierà, perché ovviamente non possiamo anticipare, percorrere i tempi. Cambierà quando offriremo loro una residenza universitaria. Cambierà ovviamente la logistica della città, potranno vivere finalmente nella città, potranno frequentare il campus a Costa Sant'Agostino, il campus a Piano Daccio, però potranno contemporaneamente vivere anche le bellezze di una città che io credo ne trarrà ugualmente beneficio. Il progetto riguarda il recupero e la rigenerazione di questa zona del Comune di Teramo, che è un'area importante, che è l'ex nosocomio degli anni 30, abbandonato, che poi fu ripreso, già rigenerato da parte di Unite quando ci si trasferì e fu la sede dell'università fino al 2010. Al 2010 poi, con una difficoltà strutturale che aveva l'edificio, certificata, si spostarono, accelerarono e andarono a Costa Sant'Agostino. Quindi è rimasto dal 2010 questo stabile e vuoto, abbandonato, sono quasi 10 anni. Qui si arriva alla terza rigenerazione di questo bene, quindi da nosocomio a università e adesso a residenza universitaria. Sono 14.000 metri quadri il lotto, quindi è un lotto con un bel parco, con alberi monumentali. L'edificio in parte è vincolato, l'edificio A, quello principale che si rivolta alla città, ci sta il porticato storico dove c'è l'edificio, è vincolato dai beni culturali, quindi abbiamo fatto una ricostruzione filologica del precedente intervento, perché negli anni poi sono seguiti piccoli interventi che però hanno creato le superfetazioni. L'abbiamo riportato all'origine, quindi l'edificio A abbiamo fatto una ricostruzione, un bel intervento per riportarlo all'architettura originaria, che metteva in evidenza sia il porticato avanti ma anche questi due corpi di fabbrica davanti che aggettavano verso l'esterno. E invece dietro abbiamo costruito la vera e propria residenza universitaria. Il progetto si individua su 4 elementi principali: uno è la sicurezza, l'accessibilità, la sostenibilità ambientale, e dalla sostenibilità ambientale ne deriva anche la sostenibilità economica, e l'altro è la partecipazione. L'accessibilità, perché abbiamo tutti gli spazi e tutte le stanze sono accessibili a chi ha difficoltà di deambulazione o altro, non è solamente la percentuale della legge nazionale, ma siamo andati molto oltre. Il 100% dell'immobile è accessibile. L'altra cosa appunto è la sicurezza. Sulla sicurezza, sia la parte strutturale, il nuovo corpo di fabbrica è in acciaio e vetro, il vecchio corpo di fabbrica viene portato in normativa sismica e quindi nel rispetto della normativa sismica. Oltre a questo ci sono gli accessi tutti controllati, con le varie possibilità di ingressi differenziati tra chi lavora lì, chi è dipendente, chi gli ospiti oppure gli studenti, e quindi questo ci assicurerà anche una gestione anche in remoto di tutti i passaggi, di tutte le aperture. L'altra cosa
cosa è la sostenibilità. La sostenibilità ci siamo spesi molto, sia per la parte del ciclo dei rifiuti. C'è un esempio, una compostiera di quartiere che non solo verrà utilizzata per gli rifiuti organici della casa dello studente, ma può essere anche utilizzata dal quartiere, dalla città, dal quartiere vicino. Questo compost verrà utilizzato poi per i giardini e per gli orti botanici che sono stati previsti nella parte intermedia tra i due palazzi. L'altra questione è la partecipazione. È previsto un meccanismo di crediti energetici agli studenti. Gli studenti, chi è borsista ovviamente verrà pagato con la borsa e quindi sarà il posto letto, chi non è borsista pagherà il posto letto, ma le utenze, in particolare tutto elettrico, le utenze saranno pagate per mezzo di una tessera che si autoricarica. Questa tessera può essere autoricaricata con dei crediti energetici in riferimento ai lavori che gli studenti svolgono all'interno della casa dello studente, quindi potature, quindi pulizia, quindi vigilanza, quindi tutte le attività che sono connesse all'interno di questo complesso che possono fare gli stessi studenti. Quindi c'è una partecipazione attiva da parte dello studente nella gestione della casa, non è solamente da ospite e da esterno. Quindi è su questo ci siamo spinti, e questo qui penso che siano stati gli elementi, che dire, cardine, che hanno dato un po' il salto, che ci hanno permesso di scalare la graduatoria, che è un concorso a tutti gli effetti. La casa dello studente è senz'altro una risorsa importante per lo sviluppo di un ateneo e può finalmente diventare il punto, diciamo, di innesco per far diventare per davvero Teramo una città universitaria, dove l'università venga vissuta in maniera piena, completa, l'integrazione tra la città e i suoi studenti può avverarsi e dare anche una prospettiva per il futuro a questi ragazzi che magari trovando attraverso la casa dello studente una residenzialità più completa, un'integrazione più ampia con la città in cui studiano, possono anche costruire più facilmente il loro futuro nella stessa sede. Può rappresentare questo un volano per la ricrescita, per la crescita anche economica di una città? Ma naturalmente sì, è chiaro che le università, gli atenei, quando funzionano attraggono studenti e famiglie anche da lontano rispetto al proprio territorio, e soprattutto se sanno sviluppare delle specificità e delle eccellenze, e quindi noi confidiamo in questo. Naturalmente parte importante di questo lavoro lo deve fare l'ateneo con le sue strutture, con il rettore, con il mondo accademico, che deve sapere offrire una proposta di formazione di qualità. È compito della regione assistere come da statuto il diritto degli studenti ad avere questi servizi, e noi da questo punto di vista siamo contenti che l'AZU abbia saputo svolgere questo compito e speriamo a breve di poter vedere consegnati i lavori. Il coronamento di un lavoro d'equipe, perché non dimentichiamo che la Casa dello Studente è un progetto dell'AZU, quindi di fatto è l'azienda per il diritto allo studio regionale, però in questi anni abbiamo lavorato con l'AZU a stretto contatto, quindi un ringraziamento va anche al rettore D'Amico per come ha impostato questo rapporto. Da parte nostra abbiamo messo a disposizione come cofinanziamento lo stabile non più agibile di Viale Crucioli, e questo ha permesso il cofinanziamento pressoché integrale, grazie anche a 3 milioni dai fondi del cratere, e qui un ringraziamento va ai parlamentari di tutti gli schieramenti della passata legislatura. Quindi questo gioco di squadra insieme di fatto ha portato al finanziamento della Casa dello Studente, quindi un ritorno importante dell'Università di Teramo in centro, ritorno che ovviamente si collega all'avvio della progettazione dell'ex manicomio, anche lì una scommessa molto molto importante. In questo caso è l'Università la stazione appaltante, però insomma anche questa è un'opera che richiede l'intervento di altre anime della città, proprio per facilitare la possibilità di andare avanti. E direi che Teramo, grazie all'intervento dell'Ateneo, all'intervento dell'AZU, quindi a breve aprirà una serie di cantieri per una fase praticamente unica di questa città.
un progetto di riqualificazione che noi abbiamo accolto nella precedente consigliatura insieme alla precedente giunta regionale assolutamente con grande positività, tant'è che è stato approvato in consiglio comunale sia l'accordo di programma che la variante urbanistica, e che ha tanti aspetti positivi. In primo luogo va a riempire un vuoto urbano lasciato da alcune scelte legate a valutazioni dell'Ateneo, e poi, come giustamente ricordava lei, crea una riconnessione, un'ulteriore riconnessione tra l'università e la città. Insomma, noi stiamo andando nella direzione, insieme all'università, di realizzare una città universitaria nel vero senso del termine, quindi che metta al centro la politica di raccordo con l'università. E devo ringraziare l'ADSU perché ha portato avanti questo progetto, insomma il grosso del merito è dell'ADSU Teramana, con grande convinzione. Speriamo che proceda senza intoppi sia sotto l'aspetto finanziario che sotto l'aspetto della realizzazione diciamo così concreta. Una riqualificazione molto importante che prevede la realizzazione nella struttura di Viale Crucioli di una residenza per 212 posti letto e di spazi dedicati a servizi quali bar, ristorante, sale studio, uffici e ambulatorio sanitario, tutto caratterizzato dalla totale accessibilità. Un progetto fatto grazie all'esperienza e alla passione che è aperto a tutti. A tutti, nel senso che non è un'accessibilità rivolta soltanto alle persone con disabilità, ma è un'accessibilità a tutto tondo, quindi per magari può essere utile a chi ha un problema temporaneo di disabilità come una persona infortunata o a qualcun altro invece che ha delle difficoltà visive o uditive, o ma anche semplicemente ai ragazzi che arrivano con la valigia piena e quindi non avere di fronte una scalinata può essere utile anche a loro. Quindi in realtà è un progetto comodo e comodo per tutti. L'intera operazione vale 20 milioni di euro, 7 milioni e 8 è il valore del bene che l'Unite ci ha ceduto in comodato uso gratuito, 3 milioni è il contributo che ci ha dato il governo per mezzo della legge sul terremoto, 30 mila euro significativi sono stati dati dalla Fondazione Tercas, la restante parte è quella del MIUR, 9 milioni e 970 mila euro. Stiamo 27esimi in graduatoria, attendiamo gli sviluppi. Il decreto prevede una comunicazione da parte del MIUR e da quello decorrono una serie di tempi. Sono 210 per la realizzazione della parte del piano economico finanziario, 120 per l'esecutivo, quindi una serie di dati. Quindi attendiamo questa comunicazione. Stando su 80, stando sulla parte alta della graduatoria, quindi restiamo in una buona situazione, siamo ottimisti. Quindi speriamo che per il prossimo anno questa comunicazione ci arrivi e conseguentemente possiamo andare anche velocemente. Quale sarà il rapporto tra la Regione Abruzzo, l'Università e l'ADSU? Sarà molto stretto, io già con il direttore Sorgi sono in contatto da tempo, cercheremo insomma di puntare anche altre progettazioni e a cercare effettivamente di mettere in rete il mondo dell'università con tutto il mondo del lavoro e tutte le richieste che possono essere del caso. Quindi la parola d'ordine è sinergia? Assolutamente. Nel mondo dell'istruzione manca quel collegamento che poi dopo può far rimanere il giovane abruzzese, teramano, ma anche magari i ragazzi che vengono dalle altre regioni in provincia di Teramo e nelle altre province a studiare, a rimanere qui da noi e poter comunque insomma dare un apporto di crescita e di sviluppo.